Educare per liberare. Io sono Sor Sisi, viene dall'India. Io non ho cercato una congregazione di insegnamento. L'unico desiderio era servire Dio, perché a casa mia siamo 10 figli, no? Io ho pensato, ho riflettuto tanto, perché 10 figli nessuno va a servire a Dio. Fino ad adesso io non ho mai pensato o pentito mia vocazione, mai. Sempre stato contenta, sempre stato ringraziato Dio per questa chiamata. La caratteristica per il maestro Pio Venerini è una dignità e la semplicità della vita. Rosa Venerini per me è mia madre, come mia madre, mia fondatrice, come segue lei la sua insegnamento, la sua semplicità, il tuo sguardo alla sua spiritualità mi aiuta tanto per capire silenziosamente accettare tutto. Ma io non è come lei, perché io parlo anche quando c'è problema, lo dico. Lei forse silenziosamente ha accettato tutto, ha dato tutta la vita per la Chiesa e per le altre. Io cerco di fare quello carisma, educare un modo diverso delle altre, come lei ha fatto. Se noi viviamo con lui, lui vive dentro di noi, manca niente. Che cosa deve soffrire noi? Per me non c'è niente da soffrire, dipende guardando il mondo o le famiglie di oggi, c'è tanto problema, tante difficoltà per noi religiosi, che cosa manca? Niente, per me, niente. Ce l'abbiamo tutto, ce l'abbiamo in abbondanza anche, e la nostra mancanza noi non usiamo bene quello che noi riceviamo.